Brevemente vorrei semplicemente focalizzarmi su un punto perché non voglio vedere cose già dette, insomma, a nome del comune di Capana siamo qui per esprimere un progetto chiaro, siamo contro la discarica, questo non si può mettere, abbiamo partecipato a tutte le manifestazioni, meno male, niente è possibile a tutte le manifestazioni che si sono organizzate e abbiamo deliberato con il Consiglio Comunale, congiunto, abbiamo fatto tutti i passaggi che sono stati concordati in queste riunioni. Vorrei però focalizzare su punto e prendere spunto da quello che ha detto l'amico di Rossano, che secondo me è importante partire da quello, ha parlato di un tavolo permanente, secondo me sarebbe importante che questo tavolo permanente, che deve esserci, uscisse, parlasse una sola lingua. Io vorrei che, secondo me, a questo punto credo che è chiaro, anche, ripeto, siamo di nuovo qui, siamo sempre più noi stessi, ci rivediamo, vi leggo su internet, ci leggiamo su internet, ogni tanto esce qualcosina che può piacere, non può piacere, può essere condivisa o meno. Io vorrei però che da questo momento, secondo me, uscisse, parlasse una sola lingua, anche perché è importante che i media, è importante che chi legge quello che esce fuori, che capisca che siamo uniti, siamo un territorio compatto. In questo momento le responsabilità, guardate, se qualcuno ha sbagliato, se ci sono delle responsabilità, se verranno fuori con il passare del tempo delle responsabilità, ognuno poi si assumerà le proprie responsabilità. Noi siamo chiamati a governare e dobbiamo decidere quotidianamente, decidiamo e prendiamo decisioni. Voi potreste stare a casa tranquilli a fare tutt'altro e siete qui e quindi ci state dimostrando una grande passione in quello che fate. Però ripeto, secondo me a questo punto è importante avere una strategia comune e soprattutto di parlare la stessa lingua e far parlare la stessa lingua ai media. Ho letto quel volantino che mi è stato dato prima da uno di voi, è una frase, vorrei concludere questo concetto, non voglio dilungarmi perché vorrei che passasse questo. Vorrei concludere leggendo una frase che ho trovato su questo volantino che mi state letto. Se non state attenti, i media vi faranno odiare le persone che vengono oppresse e amare quelle che opprimono. Quindi questo è quello che vorrei dire, non voglio aggiungere altro, voglio semplicemente dire che Campano, il sindaco, il vice sindaco che è qui con me, l'intera popolazione, il leader del consiglio, sarà sempre al fianco di chi lotta per questo.